cresciuti in un quartiere con tante difficoltà e quindi magari sto quartiere anche senza spazi verdi, e quindi ci siamo ritrovati a giocare, che ne so, salendo nelle case diroccate e tirandoci i sassi e non con le altalene. Abbiamo seguito un modello sbagliatissimo ed è un attimo a commettere un reato, a ritrovarti a fare delle cavolate. Io sono stato 9 anni chiuso in una casa famiglia. Dentro la casa famiglia stessa ho commesso anche dei reati, quindi sono finito alla spina, poi sono uscito dalla casa famiglia, non avendo trovato un lavoro. Noi siamo riusciti a prendere un diploma alberghiero, quindi a fare della pratica in cucina e ad imparare a fare dei dolci. Infatti adesso mettiamo in pratica quest'arte della pasticceria. Al momento ci aiutano delle persone, anche dei grandi laboratori, ci danno delle ore per farci fare dei dolci e dopo andiamo via in attesa di poter avere un giorno un nostro laboratorio, però anche un passo alla volta, perché noi per fare dei passi in fretta abbiamo sempre fatto dei grandi casini e questa volta ci siamo imposti di fare un passo alla volta veramente. Dolce Buonaspina si avvicina un po' alla storia, che essendo stati al Malaspina, Malaspina è negativo, vogliamo farlo diventare qualcosa di positivo e abbiamo messo il buono davanti, che noi ci siamo imposti di portarlo avanti. Il nostro sogno sicuramente è quello di avere un laboratorio tutto nostro e che qualcuno veramente ci voglia aiutare a realizzarlo.